5 reti, 2 espulsi, 6 ammoniti. Questi i numeri di Roccella Scalea. I padroni di casa giocano in 10 fin dal 26esimo minuto del primo tempo dopo la doppia ammonizione di Favasuli. Passano 9 minuti e lo Scalea è sotto. Aquilino lancia Saffioti, la lenta difesa ospite è ferma. L'attaccante si presenta solo davanti a Fedele e lo buca con un preciso diagonale. È buono però adesso, è buono Saffioti, là sul sinistro di rete! Di Roccella in vantaggio! Lo Scalea reagisce al 19esimo, raggiunge il pari con un gran tiro dal limite dell'area di Foderaro. È gran bel gol da fuori, ma disattenzione colossale della difesa del Roccella. E ancora al 39esimo minuto del primo tempo, nuovo vantaggio dei locali, gran tiro di Figliomeni dalla distanza, respinge Fedele, ma sulla ribattuta è Lesto Fiorino ad impattare da pochi passi. Carrà si presenta a tutto col portiere e gol! Il Roccella torna avanti, Fiorino è riuscito. Ma alla ripresa del secondo tempo e precisamente al 16esimo minuto, lo Scalea va nuovamente in vantaggio con Vitale, mette sotto l'incrocio la palla del pari. Da palla verso Ferraro, la botta, gran gol! Il Roccella però si aggiudica l'incontro all'88esimo minuto grazie ad un vero e proprio Eurogol messo a segno in zona Cesarini dall'imprendibile destroso esterno sinistro Cosimo Figliomeni. Il portiere Figliomeni e gol! Che gol di Figliomeni! Che gol tutto il campo! Straordinario questo ragazzo! Straordinario! Tutta la panchina va da Figliomeni! Ha fatto un gol straordinario! Per quello che si è visto in campo, il Roccella ha decisamente giocato meglio. A parte comunque la sconfitta, la giornata storta, lo Scalea ha tutte le carte in regola, visti i giocatori tecnici e di categoria di cui dispone, per riprendere sin da domenica prossima la corsa verso la vetta della classifica. Mister Viola, visto la partita dalla tribuna che è squalificato, gran bella partita intanto. Sì, una bella partita, peccato per noi. Che è finita così come è finita, il calcio è imponderabile. Noi prendiamo il palo, ripartenza e ci fanno il gol. Peccato. La partita è strana dai due volti perché nei momenti migliori delle squadre vanno a segno la squadra avversaria. È vero. Penso che abbiamo fatto il secondo tempo giocando palla per cercare di fare il punto e addirittura di vincerla. E poi è così come dice lei. Ha tenuto uomini importanti in panchina come per esempio Longo? Ma no, chi ha giocato? No, assolutamente. Chi ha giocato ha fatto altrettanto bene. Quindi ha giocato a Mendola che nelle ultime 4 partite aveva fatto 3 gol, quindi non è questo. Senta, un passo falso, ma in prospettiva playoff cambia poco. Forse la griglia un po'. Sì, se lei la legge così, sì. Noi eravamo ancora in corsa per il campionato a 4 punti, quindi cambia tantissimo in testa. Sa che hanno fatto le altre? Ma non mi interessa, non interessa. Guardare lo Scalea. Per forza, già. La Roccella come l'ha visto? No, ho visto una buona squadra, un'ottima squadra, gente importante, gente che sa giocare, un grande pubblico, non mi aspettavo di vedere un pubblico così caloroso. Poi sappiamo, Roccella è una grande società, complimenti anche per questo. Abbiamo il grosso rammarico perché vedo rammaricata un sì po'. molto perché ci credevano alla vittoria, addirittura abbiamo perso, però il calcio è questo. E ho visto che ci ha provato anche di vincere alla fine. Ma assolutamente sì, guai se non fosse così. Però ce l'ha chiuso ancora nel suo silenzio stampa e vi è del tutto eccezionale oggi ci ha concesso Cosimo Figliomeni, autore di una prestazione maiuscola oggi. Grazie, premetto che non lo so nemmeno io come ho fatto il gol e dove ho preso le forze. È stata una partita tosta e alla fine... Raccontaci sto gol intanto. Veramente quando sono scattato avevo i crampi ai polpacci, poi non ho visto nessuno davanti a me e ho continuato fino alla porta. Senti, sui 100 metri quanto fai? Non lo so. Senti, cosa si prova a avere poi alla fine l'ovazione del pubblico? Un'emozione grandissima, non l'ho mai provata, è stata la prima volta. Roccella mi sto trovando bene. Spero di fare bene anch'io nel mio. È un momento di grazia, gran forma. Eh sì, dopo 2 mesi fuori per infortuni, roba del genere, finalmente sto trovando la forma. Con la felicità di queste parole di questo ragazzo che oggi ha fatto una partita maiuscola, chiudiamo il collegamento qui dal comunale Roccella Ionica, Linetto Muscolo.